Eccoci. Ripeto. Eccoci qua, buonasera ragazzi. Ciao Super Franz. E benvenuti. Diamo la possibilità a chi aveva piacere di seguire questa diretta di quest'oggi di appunto di accedere. Io ho cercato di mettere i nostri appuntamenti sul retro. Eventualmente, se qualcuno di voi ha delle domande, può sentirsi libero di chiedermele. Oggi abbiamo un altro ospite d'eccezione in Giacomo Giannotti, direttamente dal paradiso di Barcellona. E, spero che avete passato delle piacevoli feste, sicuramente feste diverse, feste strane, penso per tutti noi abituati a stare dietro il banco bar, sperando che questo periodo finisca il prima possibile. E come ho sempre detto, seguiteci sui nostri canali social, tutte le dirette verranno caricate sul nostro canale YouTube con tutti gli ospiti che abbiamo avuto, dal Peter Torelli, Salvatore Calabrese, Deo De Groff, David Wondrich e chi più ne ha più ne metta. Do la possibilità a Giacomo, che ho visto, ciao Super Paul, di accedere. Andiamo ancora qualche minutino e possiamo partire, direi. Eccolo qua. Se avete. Eccolo. Giacomo, Ciao, buonasera. mi vedi, mi senti? Ok, Ti vedo e ti sento perfettamente, guarda. Come stai? bene, bene, grazie, bene, bene. Bene, hai passato delle piacevoli feste? Sì, dai, prendendo lato positivo, visto che comunque abbiamo chiuso poco prima di Natale per queste restrizioni, ho potuto passare 3 bei giorni in famiglia, quindi sì. Sì, esatto, penso che è una cosa un po' anormale per noi, no? Che siamo abituati a stare dietro il banco bar, specialmente nei periodi festivi, diciamo che il barman non conosce feste, o meglio, le feste degli altri. Esatto. Cercando sempre di vedere il lato positivo della cosa, insomma, abbiamo passato un bel Natale in famiglia, quindi almeno quello, dai. Com'è la situazione in Spagna, a Barcellona, precisamente, Giacomo, adesso? Ma Barcellona, giusto poco prima di Natale, verso il 20-21, hanno indurito le restrizioni per l'aumento dei contagi. E quindi niente, i bar, i ristoranti possono aprire fino alle 3:30 di pomeriggio. Quindi Cioè, dalle 3:30 del pomeriggio, no, o no, fino alle no, sei. possono fare i bar, diciamo, il servizio di colazione, quindi dalle 7 alle 9 e poi possono riaprire all'1 fino alle 3:30, con gente dentro, il 30% dentro e poi chi ha la terrazza può tenere la terrazza. E poi il take away e il delivery fino alle 10, alle 10, alle 11. Quindi noi, essendo uno speakeasy e insomma, comunque facendo un tipo di cocktaileria insomma diverso, ci siamo visti, diciamo, a chiudere, perché insomma aprire fino alle 3:30 non è proprio sostenibile. Ci abbiamo anche pensato a fare qualcosa, a reinventarci, però abbiamo detto dai, passiamo queste feste in maniera tranquilla, ognuno, anche i ragazzi, anche il team, insomma, hanno avuto la possibilità di passarlo in maniera più tranquilla e poi da gennaio, quando ci rifaranno riaprire, partiamo al 120% e speriamo di spingere. Fantastico, fantastico. Sì, tanto come ci siamo detti anche offline, mi sento spesso con Nadal, che giustamente anche loro hanno una tipologia di miscelazione che purtroppo è difficilmente percepita come takeaway, quindi sicuramente è un periodo molto delicato e speriamo di poter ritornare a pieno regime il prima possibile. Vedo che qualche amico si è connesso. Saluto Sì, Pietro, infatti. Rizzo.
Il bello di Approfitto per questi fare gli tempi auguri a tutti, qua. esatto. Ci fa sentire un po' più vicini, no? Parliamo del lavoro più bello del mondo e cerchiamo un attimino, dai, di scambiare due chiacchiere. Ovviamente fatte dal banco bar sarebbe molto più bello, ma purtroppo il periodo storico che stiamo passando non ce lo permette, quindi fortunatamente abbiamo la tecnologia dalla nostra parte. E quindi Almeno quello, dai. in questi periodi comunque è stata molto utile, no? Non solo per le tombole. Esatto. Fantastico. Quindi mi permetto di farti una piccola intro, spero che sia degna della tua persona, del tuo personaggio. Ragazzi, oggi sono veramente onorato di poter scambiare due chiacchiere con Giacomo Giannotti, maestro dell'eccellenza della miscelazione italiana all'estero. In questo caso siamo in Spagna, a Barcellona, per l'esattezza. Vince due volte Best Barman Spain. Nel 2014 arriva la finale della Diageo World Class, competition che conosciamo, penso tutti, forse tra le più prestigiose al mondo. Nel 2017 vince il premio FIBAR, che per chi non lo sapesse è una fiera del settore in Spagna. Porta insieme al suo team il Paradiso all'interno della 50 Best, che penso conosciamo tutti qui. Quest'anno classificandosi 19ª, se non erro, Giacomo. Esatto, sì. Mi ha Quindi scalato non un è stata posto. un'ottima emozione. Sì, no, di 19esimi, sì, dicevi Sì, bene. deve Sì, sì. essere sicuramente una grandissima emozione, no? Certo. No, è 50 Best. Sai, da quando abbiamo aperto, per me, per noi, del team, e lo dico senza nessun problema, insomma, era uno degli obiettivi, no, no, magari dei primissimi, perché i primissimi comunque sono infuocati nel bar, quindi del servizio, qualità dei drink, insomma, della decorazione, insomma, che tutto debba essere top al di fuori dei 50 best. Però, sai, come bartender, come persona, comunque era un obiettivo forse più mio e del team, e riuscire a arrivare, no, in un giorno nei 50 best, no? Era quindi un po' come una meta che penso sia anche giusto che tutti noi ci poniamo delle mete, no? E quindi, insomma, giorno dopo giorno, passetto dopo passetto, poi alla fine ci siamo arrivati, e anno dopo anno, per fortuna che stiamo andando sempre più avanti, quindi siamo contentissimi. Sì. Sicuramente è bello, come dici te, porsi dei goal, no? Degli obiettivi e cercare di fare di tutto per raggiungerli, assolutamente. Seppur magari inizialmente possono sembrare più o meno ambiziosi, però comunque penso che ambire ad arrivare a determinati livelli è una cosa molto bella. Esatto, sì. Ovviamente non è che ti danno da mangiare, nel senso che prima ci sono delle cose più importanti, no? E questo chi lavora con me, il team e tutto lo sanno benissimo. Però poi c'hai questo stimolo, no? Che comunque ti spinge a cercare di migliorarti sempre, no? Ed è bello, no? Perché comunque ti fa dare comunque sia qualcosa in più, no? Non solo i 50 best, però insomma, Diciamo, comunque è quel push che ti fa bei migliorare sempre. traguardi che si possono raggiungere. Giacomo, inizio a farti qualche domanda, approfitto per chiedere a chi ci sta guardando se avete delle domande da fare a Giacomo. Sentitevi liberi di farlo, è una persona molto affabile, quindi non fatevi assolutamente nessun tipo di problema. Giacomo, quando hai capito che il barman era il mestiere che volevi fare per te? Ma presto, perché i miei hanno un bar gelateria a Marina di Carrara che si chiama Gelateria Paradiso, e quindi da 33 anni, quindi io sono nato lì, e man mano che crescevo davo comunque una mano, è un bar gelateria familiare, davo una mano ai miei, e insomma mi piaceva stare al contatto col pubblico in un ambiente così della ristorazione.
E quindi mi piaceva questo ambito. E crescendo, poi abbiamo anche un piccolo bar, insomma, mi sentivo attirato dalla miscelazione, da vedere la figura del barman come una figura elegante. E quindi piano piano, poi dopo l'alberghiero che ho fatto lì a Marina di Massa vicino a casa, poi dopo ho capito che quello che volevo fare era il bartender, quindi insomma stare sempre nella ristorazione ma fare qualcosa di diverso dai miei che hanno una gelateria. E quindi poi da lì dopo sono andato a Londra e poi da lì è iniziata tutta la storia, insomma. Certo. Abbiamo subito una domanda di nostro amico Francesco Nocera. Tanto sono alcuni dei topic che avremo comunque toccato. Quando sei andato in Spagna, hai notato della differenza nella miscelazione? Se sì, come ti sei adattato? Ma io sono venuto in Spagna dopo Londra, ho fatto 4 anni e mezzo di Londra, parliamo del 2000, 2007, 2008 fino al 2012 più o meno, ok? E per insomma metterci un po' nel panorama, Niger ha aperto penso nel 2010, quindi io lavoravo proprio vicino al Niger quando aveva aperto, insomma erano un po' quegli anni lì che a Londra proprio... Tuttora è però quegli anni lì proprio nascevano tutte le novità e tutto. E quindi poi venendo dalla Spagna, insomma, ho trovato una realtà diversa, no? A Barcellona c'era qualche bar top che tuttora c'è, tipo il Dry Martini, il Boadas che fa parte della storia. Però insomma, a Londra ogni bar, anche piccolo, serviva dei drink top, c'aveva la sua struttura professionale, tipo una station, una workstation, il metal pool, cioè parliamo di cose basiche che però quando sono venuto a Barcellona i bar normali non avevano, non sapevano neanche cos'era magari, no? Quindi all'inizio parliamo di ormai 10 anni fa, sì che un po' di differenza l'ho visto, però sono anche contento di essere arrivato in quegli anni lì in Spagna perché poi ho visto con i miei occhi lo sviluppo del bar, della professione del bartender qua in Spagna, a Barcellona, che negli ultimi 5-6 anni ha avuto un boom incredibile, quindi mi ha fatto piacere vivere questo. Diciamo che Giacomo, se mi posso permettere, Barcellona e Madrid, comunque un pochino come in Italia, Milano e Roma, sono poi ganci trainanti, no, della miscelazione Certo. nazionale, come appunto hai menzionato il Boadas, il Dry Martini, il Paradiso stesso adesso, a differenza magari del Salmon Guru, e sono sicuramente i trendsetter, no, come vengono chiamati, siete i trendsetter. Certo, sì, noi col Salmon, col dottor Stravinsky, insomma, siamo tutti tra virgolette giovani, no? Abbiamo 5-4 anni, insomma. Sì. Fantastico, fantastico. Giacomo, un'altra domanda. Hai menzionato alcuni, io molti di questi locali li conosco, la fortuna di aver lasciato dei grandi rapporti con personaggi appunto come Adal e con Martina Sorrento molto volentieri e con Giacchi. Che rapporto c'è tra i locali? O meglio, siamo tutti colleghi, no? Spesso e volentieri quando magari ci incontriamo alle varie fiere, trade show, quando fare ormai, che rapporto c'è? C'è un rapporto di supporto, di collaborazione, e magari c'è un po' di invidia. Il rapporto che c'è tra i locali, ma guarda, personalmente penso che sia fantastico perché io, vabbè, da subito mi hanno subito fatto sentire come parte di questa famiglia, no? Che comunque la bar industry qua in Spagna, anche se bene o male tante persone che già erano al top, tipo Diego Cabrera, così magari io le conoscevo da poco e mi hanno subito fatto sentire parte di questa famiglia, no? E tuttora io li ringrazio e li porto rispetto, grandissimo rispetto per questo. E in generale c'è un bel rapporto di rispetto, di aiuto a vicenda, di supporto. Quindi veramente, veramente bello, veramente bello. È una cosa assolutamente molto molto bella, penso che comunque, almeno come ben sai, noi abbiamo una scuola di miscelazione qui in Italia, cerchiamo di trasmettere
tutto quello che è stato trasmesso a noi da vari personaggi di culture e che abbiamo comunque imparato dalle nostre esperienze. La cosa bella, penso, del nostro lavoro è il fatto che comunque non ci siano, tra virgolette, segreti, nel senso che la condivisione del nostro lavoro penso che sia molto, molto bella, specialmente fra colleghi. Certo, no, esatto. Alla fine segreti non ce n'è. Io tante volte quando mi chiedono così i segreti dell'esito di Paradiso, queste domande qua, gli dico sempre che è uno solo, che è il lavoro. È il lavoro, è la programmazione, il sacrificio. Alla fine chi lavora di più e poi con delle determinate metodologie, alla fine fa più cose e arriva più lontano, no? Quindi lavoro, sacrificio, quelli sono gli unici segreti, insomma. Ma Però poi è tutto aperto e le cose che facciamo, tra virgolette, sono semplici. Non è che cioè alla fine facciamo da bere, facciamo contenti i clienti, quindi segretismo zero, diciamo, no? Tutte cose, tra virgolette, facili. ognuno ha i propri metodi, ha le proprie tecniche, assolutamente, però bene o male, diciamo che è fatto tutto alla luce del sole, no? Ok, Giacomo, dato che c'è qualcuno che sta parlando già di cocktail, ero curioso di sapere quando andate a sviluppare una drink list insieme al tuo team, ciò che avete un lab molto, molto attrezzato comunque per lo sviluppo, come dici te, delle ricerche, non è così facile, non ci si sveglia una mattina e si arriva a fare tutto una cocktail list. Che tipologia di brainstorming che possa essere fatto per arrivare ad una nuova cocktail list? Ma diciamo che negli ultimi, no, tre, perché vabbè, la prima carta era basata sui twist dei classici, però negli ultimi tre menu abbiamo preso un concetto di base e poi dal concetto l'abbiamo sviluppato, abbinato a dei comunque cocktail che già, o a stili di cocktail, no? Quindi magari una versione di un Negroni o di un Sour, no? E poi piano piano li abbiamo assegnati ai membri del team e poi così piano piano sviluppiamo la drink list, no? Però la cosa diciamo più divertente, più bella, così sono proprio i brainstorming iniziali di quando partiamo dal concetto. E ogni anno diciamo che è sempre più difficile, no? Perché per esempio 3 anni fa era sulle civiltà mediterranee antiche, no? Poi siamo passati all'illusionismo, no? E la magia, e già lì sai, tanti concetti quando fai brainstorming, che poi quando nei primi brainstorming, per farti capire, non si parla già di ricette, tipo, ok, questo è illusionismo, però già facciamo un Negroni. No, si parla dell'idea, no? Tipo della ghigliottina, no? Che era venuta fuori, del cambio di colore, di tutte queste cose qua. Quindi vengono un sacco di idee, alcune che poi si cancellano, alcune pazze. Però poi alcune che invece sono intriganti e che poi magari ti portano a cercare a trovare degli ingredienti che non avevi mai usato, come per esempio è stato il caso della riboflavina, che è questa vitamina che ha questo effetto luminescente, della gimnea che ti cambia il dolce in citrico, no? Quindi insomma, legato al concetto, poi siamo arrivati a scoprire altre cose, a fare delle presentazioni che se no da sole così no, non sarebbero venute, Certo, no? assolutamente. Ma come dicevamo prima, appunto, la ricerca è sicuramente una grandissima parte del nostro lavoro, anche perché sennò saremmo molto, molto fermi o addirittura rischiamo di diventare ripetitivi nelle nostre ricette. Mi chiedono, Jacopo, se non sbaglio, mi chiede se c'è un drink a cui sei particolarmente appassionato. Sì, dai, sono 2 o 3, poi in ogni menù sempre uno o due mi ci affeziono, no? Infatti, infatti li tengo nelle carte, no? Però penso È che il Mediterraneo. Sì, anche giusto tenere quello che funziona, no? per fortuna sì, però
Penso che il Mediterranean Treasure, che è il cocktail che io portai alla World Class, che poi insomma mi ha fatto andare avanti, che parla un po', cioè i sapori sono quelli del Mediterraneo, quindi si collega un po' alla costa toscana dove sono cresciuto, quindi ci sono legato personalmente. Ciao Lucio, intanto, ciao a tutti i ragazzi che vedo si collegano. Poi nel menù dopo penso al Super Cool Martini. Comunque è stato un gran boom per Ma noi e io ho fatto una figata assurda. sì, penso che siamo riusciti a unire questa tecnica che era ancora poco conosciuta nel nostro mondo a un cocktail cioè, che veramente tutto ha senso, no? In quel cocktail lì e in quel concetto. E poi via dicendo, no? In quest'ultimo menù abbiamo fatto un cocktail che è il Gelato Paradiso, che anche quello comunque si lega molto alle mie origini, e poi il Kryptonita, perché comunque è un cocktail fluorescente, quindi anche lì c'è tanta innovazione, creatività, insomma. Direi che sono questi, in questi anni sono diventati questi quelli che ho più a cuore. Fantastico, fantastico. Giacomo, sulla base di questo, c'è qualche progetto oltre alle varie, ovviamente te hai partecipato comunque a delle competition, sei stato appunto, hai avuto la capacità comunque di vincere, capacità, no, perdono, ho usato l'aggettivo sbagliato, hai avuto comunque dei premi, no, per la tua carriera, per quello che comunque hai fatto. C'è qualcosa cioè, che cosa stimola Giacomo Giannotti a continuare a fare questo contatto con lo Ma sicuramente tanta passione che ho proprio, cioè, sono innamorato di questo lavoro, quindi lo faccio tutti i giorni e cerco di dare sempre il meglio di me e di trasmetterlo anche al team. Penso che la parola giusta sia proprio la passione, no? La voglia di cercare sempre di migliorarci e di fare Certo. sempre il meglio, no? E tuttora, dopo 5 anni di Paradiso, sicuramente ci sono ancora delle cose che possiamo migliorare. Però comunque poi, nell'arco della carriera, poi ti si presentano anche altre opportunità. Quindi quest'anno colgo l'occasione per parlare anche di Galileo, che è un ristorante, un cocktail bistrò, praticamente, quindi un cocktail bar con ristorante, che abbiamo aperto giusto prima della pandemia, quindi abbiamo scelto il momento migliore. Allora, Vabbè, oh, per qualche motivo sarà ricordato, voglio dire. Però, quindi, un altro progetto che faccio parte e che è portato avanti giorno per giorno da Andrea Civettini, che è un ragazzo formidabile, che è stato 4 anni con me al Paradiso e poi era pronto per iniziare a camminare con le sue gambe, tra virgolette, e allora è al fronte di Galileo. Quindi, insomma. parlaci cioè, nel senso, cioè, qualcuno menzionava il food pairing prima, fate food pairing con cocktail, raccontaci qualcosina. Sì, beh, il concetto è quello, perché come locale ha a disposizione una cucina incredibile, grande, attrezzatissima, quindi l'idea era appunto di fare un locale dove sia i cocktail che la cucina fossero punti di riferimento. Quindi è un locale bellissimo, dove l'offerta diciamo che è ampia, no? E cambia anche dai momenti della giornata. Per esempio, ora con queste restrizioni abbiamo lanciato il brunch e sta funzionando benissimo, meno male. Se no, prima facevamo l'aperitivo dalle 6 fino a verso le 9. Era un concetto che se tu ti ordinavi un cocktail a 7 euro ti veniva anche una tapas gratis, no? Quindi pizzette, quindi sempre con un tocco italiano, no? Pizzetta fritta con del tomate, della mozzarella e del pesto liofilizzato, una focaccia di carne. L'idea di Galileo, anche della cucina, era comunque piatti con prodotti di ottima qualità, però un servizio
e anche, diciamo, un impiantamento più semplice, cioè non andare sullo stellato, ma fare delle cose più semplici, no? E anche il discorso del food pairing non è forzato al 100%, cioè sotto ogni piatto raccomandiamo un cocktail da abbinare, però poi se un cliente viene e vuole mangiarsi una tartare e vuole bersi, me lo invento, una variazione di un Negroni che magari noi non lo consigliamo, lo può fare, capito? Quindi però il locale ti porta appunto a mangiare con un buon cocktail. Fantastico, fantastico. Beh, come ti dicevo anche prima, offline, non vedo l'ora di poter ritornare a Barcellona perché comunque avete una realtà di mixology, di miscelazione veramente molto molto bella, molto molto importante. Tutte le volte che sono venuto sicuramente mi sono sentito molto benvenuto e molto molto a casa, insomma, assolutamente. Grazie, ti aspettiamo presto, sicuramente. Giacomo, noi come abbiamo menzionato anche prima, una grandissima parte del nostro lavoro è appunto la ricerca, no? I nuovi ingredienti, i nuovi prodotti, tanti prodotti che magari qualche anno fa non erano così facilmente reperibili, specialmente prodotti un po' più esotici, non erano sempre necessariamente alla portata di mano e sono molto molto più facilmente reperibili oggi. Secondo te, quanto è importante la formazione oggi per entrare nel nostro lavoro? Beh, è fondamentale, è importante farla all'inizio, però è anche importante non smettere mai di formarsi, di formarsi in continuazione, perché ormai è talmente, diciamo, ampio, no, il nostro lavoro e si complementa poi anche di cose che vengono dalla cucina, cose che vengono dalla chimica, quindi veramente non si finisce mai di imparare, no? E quindi penso che la cosa bella, la cosa che ci tiene ancora qua dietro il bancone o lavorare ancora così, no? Senza fermarci mai, è proprio questa, no? Che non si finisce mai di imparare, che alla fine è talmente ampio, no? Questo ventaglio che è bellissimo, no? E che puoi scoprire sempre cose nuove. Quindi penso che la formazione sia la base. Ovviamente all'inizio serve un bel bagaglio per mettere le basi, no? Però poi che queste basi vanno alimentate sempre e veramente no, non si finisce mai, no? Ed è così, no? Se no, Avere uno non può andare avanti. sempre la fame di continuare a mai siete arrivati sicuramente perché secondo me a mio avviso ci commetterebbe un grande sbaglio sicuramente. Certo. No, è così. Così e poi insomma nel mondo in cui viviamo oggi dove c'è ricerca, no? In tutti i campi, no? Non solo nella nostra, ci sono un sacco di cose nuove comunque che tu puoi apportare al nostro mondo, al mondo dei cocktail, quindi sì, se uno si sente arrivato penso che sia uno sbaglio enorme, ecco. Assolutamente. Una delle cose che hai menzionato adesso è proprio il fatto che comunque ci sono determinati aspetti del nostro lavoro che si avvicinano molto alla cucina, no? Secondo te, diciamo che la cucina è sempre stata molto più riconosciuta del barman, no? Io non so te, ma mi ricordo, io ho lavorato svariati anni in Inghilterra e spesso e volentieri mi dicevano, ma cosa fai? Che lavoro fai? Io dicevo il barman, no? Mi dicevano, no, ma in realtà che lo fai? E dopo voglio spiegare che dopo 10, 12, 14 ore dietro al banco bar non hai tempo di fare altri lavori. Però la mia domanda è questa, secondo te il barman potrà mai essere visto come uno chef di alto livello? Ma io penso che ci stiamo arrivando, ancora magari è distante la strada, però insomma negli ultimi, penso, 2 o 3 anni abbiamo, come professione proprio, abbiamo fatto dei grandi passi avanti, no? È normale che gli chef, comunque facendo una cosa che fanno tutti anche a casa, che è cucinare, quindi arrivano forse un po' di più rispetto a noi. E quindi hanno iniziato prima e insomma anche tutto il movimento gastronomico
c'ha qualche anno in più rispetto a quello che stiamo facendo noi oggi. Però penso che se continuiamo così, per esempio, prima abbiamo nominato i 50 Best Bar, che ormai penso che siano 10 anni o 8 che li fanno. Comunque prima c'era 50 Best Restaurants e ora fanno anche 50 Best Bar. Quindi insomma, piano piano la strada è quella, no? Arrivare allo stesso livello di uno chef, del sommelier, no? Parlando di ristoranti, no? Però penso che ci stiamo arrivando. Io pochi giorni fa ho dato una classe all'Università di Bilbao, di San Sebastian, che è il Basque Culinary Center, e lì fino a, penso, un paio d'anni fa non c'era neanche il corso di cocktail, ed è un'università di 4 anni sulle scienze gastronomiche. Ora, da penso un paio d'anni, fanno 5 mesi di corso sulla cocktaileria. Sono sempre pochi, però perlomeno è già uno spiraglio di luce che si inizia a vedere, insomma. Certo. Sì, sicuramente come dici te ci stiamo avvicinando, ancora un po' di strada da fare c'è, però sicuramente i cambiamenti negli ultimi anni sono stati veramente molto, molto importanti. Assolutamente. Chiedo a chi ci sta seguendo se ha qualche altra domanda, per Giacomo, se no io vado avanti. Giacomo vive, io ho vissuto una decina di anni in Inghilterra, ho girato un po' nel mondo per lavoro, per fortuna, no? Però sono sempre stato dell'opinione che casa è casa, no? Ti manca l'Italia? Ma per certi aspetti sì, per certi aspetti sì, anche perché sono legatissimo alle tradizioni e tutto, quindi per certi aspetti sì. Però sai, poi comunque vivo in una realtà che è Barcellona, che è molto simile per certi versi, parlo del clima, parlo un po' delle persone, così, a Barcellona comunque è abbastanza simile a dove sono nato io, che è la Toscana, no? La Marina di Carrara, il clima, la gente, mangiare, comunque i prodotti sono buoni, no? Anche qua, no? Quindi insomma mi manca meno rispetto a quando vivo in Inghilterra. Ah no, immagino, anche solo basta parlare di clima. Vabbè, io non abitavo a Londra, però so sicuramente di cosa stai parlando, assolutamente. Fantastico. Ok, che esperienza ti sei portato da Londra, a differenza di quella italiana e spagnola, ci chiede Francesco. Ma Londra mi ha messo le basi come bartender, a parte farmi crescere anche dal punto di vista personale, perché comunque andando via a 18 anni in una realtà come Londra, cioè ti catapulti in una megalopoli, e mi ha fatto crescere dal punto di vista personale. E poi dal punto di vista professionale ho fatto esperienze come il B&One Cocktail Bar, che ha un percorso di training fantastico, dove ti insegnano proprio le basi, no? Da farti studiare un cocktail menu di 200 drink, che poi alla fine, ovviamente, le ricette erano quelle basiche, no? Poi con gli anni ho imparato anche tutte le varie variazioni dei classici, però ti spiegano le basi, ti spiegano come gestire una stazione di lavoro sotto stress, ti insegnano tutti i tipi di free pouring, tutti i tipi di i metodi, no? Dei cocktail, no? Dallo shake it a un frozen, insomma, a 18 anni, a 19 per me sono state proprio le basi, quelle basi forti che parlavamo prima sono state quelle. Ecco. E poi ho fatto anche altre esperienze, comunque diciamo che Londra mi ha formato come bartender, no? Anche perché da quello che mi ricordo il B&One comunque è una catena di locali dove alto vendenti, comunque bisogna fare andare le manine. Esatto, sì, tutto basato sul far star bene il cliente, no? Anche sull'approccio col cliente, sull'hospitality anche, quindi mi ha formato a 360 gradi, diciamo. Abbiamo un'altra domanda da Cocktailist. Quali libri di cocktail hai comprato quest'anno? Quest'anno ne ho comprati diversi, ho comprato due o tre,
durante la prima quarantena che erano, parlavano di food pairing, sembra che uno era Flavor Matrix, si chiama comunque, tre che riguardavano il food pairing. Poi ne ho comprato un altro, guardo là perché c'ho la libreria. Ne ho comprato un altro che mi sfugge il nome, però ora se ho un secondo vado là, lo guardo e te lo dico perché vado subito, anzi, Ma ok? vai, vai. Perché è veramente da consigliare. Trovato. È questo qua che si chiama Kitchen Creativity e Ok, fantastico. parla Allora. del processo creativo in cucina. Però insomma, sappiamo che togli un ingrediente e metti un altro. Sì, esatto. No, però è bellissimo perché ci sono tanti punti di vista, anche interviste di chef famosi e parlano da un po' quello che stavamo parlando prima, no? Da come si diventa, diciamo, un grande chef, no? Loro ti dicono prima bisogna sapere le basi, cioè prima di cambiare un piatto, fare una ricetta creativa, prima bisogna saperlo al 100% di come si fa nella maniera classica. Poi il secondo step non è che dopo 5 o 6 anni che fai il cuoco o il barman tu fai questa gran cosa. Magari ci inizia a cambiare qualche ingrediente e puoi fare un twist di questa ricetta. E dopo 10-12 anni che con tutte le esperienze che ti sei fatto, con il knowledge di prodotti che hai, sai fare questa ricetta, la puoi, diciamo, cancellare e fare la tua versione completamente diversa. E qua ti spiega un po' tutto e fa tanti esempi anche di ingredienti. È veramente, veramente bello. Come dici te, giustamente Giacomo, l'importanza del know-how, knowledge della merceologia è veramente imperativo nel nostro lavoro, anche perché per fare un custom classic, come vengono chiamati adesso, non basta semplicemente cambiare gli ingredienti, il filo, però se non si conosce veramente a fondo i classici, come giustamente hai menzionato te, si rischia anche di fare delle cose poco piacevoli, no? Sì. Francesco ci dice ormai il food pairing non è una moda ma è un'esigenza. Io non so come la pensa Giacomo, sono dell'opinione che un locale con un'offerta ristorativa sicuramente lavora di più, perché comunque oggi come oggi penso che è veramente difficile campare solo di cocktail, correggimi se sbaglio Giacomo. Certo, sicuramente. Un'esigenza, non necessariamente il collegare magari un cocktail ad un piatto, però comunque avere la possibilità di mangiare qualcosa all'interno del bar è sempre molto Ma c'è, ma io penso che sicuramente è un punto in più. Infatti, quando abbiamo aperto Paradiso, che poi l'abbiamo fatto Speakeasy, la parte dell'entrata che divide il cocktail bar dalla strada è un pastrami bar. Abbiamo utilizzato questa prima parte, che poi è piccola, per elaborare poi tutta l'offerta gastronomica che poi si mangia, si consuma dentro. Quindi, diciamo che anche se non c'era la cucina dentro Paradiso, però l'abbiamo creata lì proprio per l'importanza di servire un'offerta gastronomica. Perché sai, viene un cliente alle 7 e magari poi prende il secondo drink e vuole stuzzicare qualcosa se non hai proprio niente. Magari va via, poi ti dice sì, magari torno dopo, però poi magari non torna. Quindi è importantissimo, importantissimo. Veramente d'accordo con te. Giacomo, una mia ultima domanda, perché so che comunque, nonostante siamo in questo periodo delicato, hai tu da fare. Che consigli dai a chi magari sta approcciando questo lavoro e all'inizio un iniziale approccio a questo lavoro, che ha deciso di fare questo lavoro da grande? Beh, che consiglio? Ma un po' le cose che parlavamo prima, quindi cioè se gli piace, se ha passione di dedicarsi, di studiare all'inizio, di
di mettersi, no, di formarsi bene, no, di avere delle basi solide e magari di non guardare troppo Instagram, ma di formarsi prima bene, e poi tutto arriva, no? Se c'è la costanza, se c'è la dedizione, se c'è il lavoro, se ci sono i sacrifici, poi le competizioni, i premi, un anno prima, un anno dopo, poi arrivano, no? O senza premi, no? La soddisfazione personale, il bar, un'opportunità, insomma, arrivano. Però, insomma, tempo al tempo, l'importante è formarsi bene, l'importante è credere in quello che si fa, senza stare a guardare agli altri, che poi i risultati arrivano. Certo, Fondamentalmente questo. d'accordo, parole sagge da Giacomo Tanotti. Ragazzi, prendete appunti su queste cose, mi raccomando. Giacomo, un'ultimissima domanda e poi ti lascio andare. Ciao Hai Gabrielone, scusa, ma Gabrielone lo dovevo salutare perché è uno dei miei ragazzi che si è connesso poco fa, che ora è tornato a casa, ma momentaneamente, però lo aspettiamo presto. Hai qualche progetto? Ovviamente mi rendo conto che il periodo storico non è necessariamente un momento ma di lanciare nuovi progetti, magari anche nella metà, nella seconda parte magari dell'anno nuovo, l'anno che verrà. Hai qualche nuovo progetto? Ma sì, qualche progettino nuovo c'è, però Ok. niente di grande come può essere un altro bar, anche perché io prima di aprire il secondo ci ho messo 5 anni, quindi sono dell'idea che insomma, aprire un bar è una cosa seria e gli va dato anche il giusto tempo per assettarsi, per funzionare e soprattutto. Sai, se il tuo bar ha bisogno di te, quindi non è che dopo 1 o 2 anni poi puoi già metterti da un'altra parte. Quindi questa è sempre stata la mia filosofia. Quindi abbiamo aperto Galileo quest'anno, quindi per un po' mi dovrò concentrare sia su Paradiso che su Galileo, però qualche progettino on the side, qualcosa di piccolo con il lab sta uscendo fuori, no? Sempre. Stiamo tirando ora i punti forti, però sempre associato alla sostenibilità, diciamo, creare cose nuove da degli scarti, quindi insomma va su questa ottica. Quindi qualche prodottino su questa ottica, però niente di big, diciamo. Ok, ci dicono, grazie Francesco per la tua risposta, ci chiedono quale scuola o accademia internazionale consigli per fare dei corsi di Parma. Ma quale scuola accademia internazionale consigli per diventare barman? Ma sinceramente mi trovo un po' spiazzato perché io la mia esperienza è stata l'alberghiero e poi subito diciamo che la scuola l'ho fatta sul lavoro. E la gavetta, così chiamata gavetta, i primi 2 o 3 anni l'ho fatta sul lavoro. Però oggigiorno ci sono delle realtà super professionali come per esempio il basket. Culinary Center, dove sono stato qualche giorno fa a Bilbao, che tra l'altro Bilbao è la cuna della gastronomia qua in Spagna, ma a livello europeo senza dubbio. E come il Basque Culinary Center penso che ce ne siano delle altre. Ecco, quindi sicuramente basta informarsi, chiedere alle persone giuste del settore per avere delle informazioni. Fantastico. Giacomo, io intanto ti ringrazio. Ti mando i saluti da Francesco Galdi. Ah, grazie, grazie, grazie. Il Grande. prossimo ospite, il 4 di gennaio, diciamo che durante questo periodo di diretta ne facevo qualche d'uno in più. Adesso la gente si è anche stanca di vedere Lui lo troverai me. bello abbronzato, sta a Dubai. Altro che a prendere il freddo come noi. E grazie veramente tantissimo perché fa sempre piacere fare due chiacchiere, confrontarsi e parlare con un professionista sicuramente del tuo calibro. A Vacuum, Francesco Nocera sta dicendo: ho fatto corsi da Vacuum, anch'io sono veramente dei super professionali, quindi bel consiglio per i ragazzi che ci ascoltano Ottimo, qua a ottimo. Barcellona.
E come dicevo prima, ragazzi, tutte le nostre dirette, inclusa quella con Giacomo, saranno a brevissimo disponibili sul nostro canale YouTube. Io ne approfitto per ricordarvi che abbiamo una mappa con un pioniere del room in Italia, che è Leonardo Pinto. Per ulteriori informazioni mi potete contattare in privato. Abbiamo dei corsi di ispirazione che iniziano proprio febbraio, quindi per chi volesse ulteriori informazioni, fatemi sapere. Giacomo, grazie mille, sei il numero Grazie uno. ragazzi, grazie mille. Saluto Una a buona tutti. giornata, speriamo Buon di vederci anno. presto nel paradiso. Grazie. Ciao e buona serata. Ciao, 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 grazie. Ciao, ciao. Ok, ragazzi, ne approfitto per ricordarvi i nostri canali social, sia su Instagram che su Facebook, siamo molto presenti, e adesso anche sul nuovo canale YouTube. Il prossimo ospite, come vi dicevo, il 4 di gennaio è Francesco Galdi, direttamente da Dubai. Grazie ancora per averci seguito. Un abbraccio, purtroppo virtuale, a tutti voi. Ciao.